Buongiorno ragazzi, oggi è sabato e ciao piccolino! Ciao! Stiamo facendo la colazione, lui si sta mangiando i suoi crumiri con il tè, io il caffè con un mandarino perché oggi ho poca fame, tocca a lui ad aprire la casella numero 19. Vai amore! Ancora, ma tutti i giorni uguale! Dai, basta! Ragazzi, tutti i giorni col calendario lì a torre, amore, stai diventando... Sento che fantasia qua. Sta diventando sempre la stessa storia, tutti i giorni la stessa cosa. Sono 3 giorni di fila che trovo questo. Vabbè, adesso noi facciamo colazione e ci vediamo dopo. Oggi, amore, lavori mezza giornata e poi vieni a casa. Sì, meno male. Ok, allora oggi ci sarà anche lui. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Ieri sera è stata con noi nostra suocera, la mamma del Cree, mia suocera, e ci ha portato questo mega panettone che mangeremo ovviamente a Natale. Questo, guardate come sta, come è uscito anche, cioè proprio lievitato tantissimo. Questo panettone lo mangeremo a Natale ed è al pistacchio, l'ha preso dal panettiere che andiamo noi, che soprattutto va lei. E questa insieme è la cremina al pistacchio, il panificio si chiama Panificio Nomelli e ragazzi è una bomba. Infatti questa cremina perché l'abbiamo assaggiata, il panettone dobbiamo ancora assaggiarlo, ma è molto invitante, però all'interno è vuoto, quindi lei ci ha preso appunto questa cremina al pistacchio. Quando lo taglieremo così ci sfalmiamo bene la crema al pistacchio, visto che ormai il solito cioccolato ha stufato, quest'anno ha deciso di regalarci il pistacchio. Mamma mia, sembra che non faccio danni prima del solito e spero che arrivi a Natale. Comunque sono super contenta. Voi che panettone preferite? Che panettone mangerete a Natale? Fatemi sapere giù nei commenti. Ah, insieme al panettone mi sono dimenticata di farvi vedere il calendario che mi ha dato, questo qua del 2021 di Eurospin. La cosa bella, sapete qual è di questo calendario? Che uno dice, ma è un calendario così di Eurospin, invece è bellissimo perché su ogni pagina, tipo gennaio, ci sono tutti i loro prodotti. Sapete che io amo fare la spesa all'Eurospin e appunto ieri ho caricato il vlogmas della mega spesa natalizia, ve la lascio giù nell'info box, così se non l'avete vista andate a vederla. In ogni pagina, tipo gennaio, poi andiamo febbraio, in ogni pagina con i loro prodotti ci sono delle ricettine e questo calendario sarà il nostro calendario 2021. Vedete, tipo qua c'è la pasta, le penne della Tramolini, che è la marca che vende l'Eurospin, e qua ci sono le varie ricettine per come cucinarla. Sapete che io amo i calendari delle ricette, amo le ricette, amo tutto ciò che riguarda le ricette e anche Eurospin, che è uno dei nostri supermercati preferiti che andiamo sempre, e quindi questo qua è stato un regalino super gradito. Insomma, quando ieri ero andata a fare la spesa io non ce l'avevano, è andata, cioè l'altro ieri che sono andata a fare la spesa non ce l'avevano, ieri mattina invece è andata mia suocera, l'ha trovato e ne ha preso uno per lei e uno per noi. Adesso si sono fatte le 8:10, il Cree è andato via alle 7:30 per andare al lavoro appunto e arriverà per le 12:30 ed è ora di andarci a cambiare, vestire e fare un po' skin care, ma faremo tutto per voi 2 secondi, io ci metterò un'oretta. Ecco
Eccomi ragazze, intanto mi sono già vestita, sono già pronta per la giornata. Volevo solo prepararmi con voi al volo, non è un get ready with me, ma più o meno, proprio che dura 5-6 minuti, dopo continuiamo con la giornata. Perché intanto che mi preparavo il visino, volevo approfittare, intanto già qua il mio specchietto, tutti i miei prodottini e ho il mio cofanetto bello, poi vi farò vedere magari nel vlog di domani. Fatemi sapere giù nei commenti se volete anche la mia nuova postazione make up, perché finalmente mi è arrivato un regalo in anticipo di Natale, che in teoria era per Natale, però io insistendo, curiosino, ho voluto saperlo subito, della mia nuova postazione make up. Fatemelo sapere, non è ancora al 100% pronta, però intanto le modifiche, se volete, ve le faccio vedere domani nel vlogmas. Intanto volevo rispondere ad alcune, domande che mi avete fatto, che vi ho chiesto di farmi intanto che ci preparavamo, così vi rispondevo nel video su Instagram, che per chi non mi seguisse vi lascio qua appunto il mio nome, magari qua in alto, così se volete venite a seguirmi anche lì, perché anche lì sono, diciamo, attiva. Sono più attiva su YouTube, ma sono molto attiva anche su Instagram. Allora, prima di cominciare a rispondere a tutte le vostre domande, ho qua il mio telefono con tutte le vostre domande e ci prepariamo, volevo anche salutare il momento dei saluti, che per chi non volesse essere salutato nel vlogmas, stavo leggendo, infatti mi sono un po' impallata con il discorso, commentate con hashtag salutami giù nei commenti, così io nei vlogmas vi saluto, perché ho deciso di prolungare i vlogmas da oggi, cioè li ho iniziati il 1° dicembre, infatti trovate sul mio canale tutta la valangata di vlogmas che in vostra compagnia che ho preparato, creato, editato per voi, e ho deciso al posto del 25 dicembre, il termine dei vlogmas, di prolungarli fino a fine dicembre, proprio fino alla fine di dicembre, perché dal 1° gennaio ci saranno un casino di novità per il nuovo anno, per il canale, che ancora ci sto lavorando e sto lavorando a un progetto che poi scoprirete. Allora, è il momento dei saluti, adesso vado a cercare i saluti, che avevo la listina, l'ho persa, e comincio a salutare, vediamo chi salutare oggi. Il saluto di oggi va a Maria Antonietta Teresa Costa Falcone, un bacione tesoro. Allora, grazie che mi segui. Oggi ci prepariamo, adesso cominciamo a prepararsi, mi metto davanti qua le mie domandine. Intanto volevo andarmi a togliere i peletti del viso, ultimamente sto testando, adesso vi faccio vedere, questo rasoietto qua che ho preso da Lidl apposta per le sopracciglia e i peletti del viso, che spero che metta a fuoco. Ti prego, mettimi a fuoco, eccolo qui, ha il suo tappino e è un rasoietto appunto per il viso. Accendo la luce, cambierà un attimo la luce del video, proprio perché, vedete, io lo faccio sempre continuamente, infatti ho notato che mi crescono molto meno. Diciamo che quando, prima di acquistare questo rasoietto, utilizzavo sempre costantemente la cerettina, anche adesso. Però ultimamente sto andando sempre con questo rasoietto, mi sto trovando da Dio, cioè già fatti. Allora, ok, allora la prima domanda, cominciamo e intanto vado a pettinarmi anche le sopracciglia. La prima domanda me la fa, cominciamo proprio dalla prima, Sabri la Bruna 96, un bacio tesoro, che mi chiede: quanti anni hai? Ti adoro. Intanto vi lascio qua anche le domandine. Io ho 27 anni, li ho compiuti il 2 luglio, intanto vado a farmi anche uno scrub per le labbra perché sono abbastanza secchine, utilizzo questo qua dell'Eufidra. Li ho compiuti il 2 luglio, sono nata nel 2 luglio del 93 e ho 27 anni appunto. Tante infatti mi dicono: ma Kati, ma ne dimostri molti di meno? Non che io mi offenda, anzi è una bella cosa dimostrare meno anni di quanti in realtà si hanno, però ahimè ne ho 27. Poi andiamo avanti con la prossima domanda, intanto lo scrub dopo non lo tolgo subito, lo lascio agire, questo è bello perché mi va a togliere tutte le pellicine, fantastico. Poi Giorgia Cimarosti, un bacione gioia, mi chiede: posso venire a stare con voi? A parte gli scherzi, nessuna domanda, vi voglio bene a tutti e due, riferita a me il Cri. Grazie tesoro, quando vuoi aggiungiamo un posto a tavola, aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Va bene, sto divagando. Chiara Tichi mi chiede: ti piace Instagram? Sì, preferisco YouTube, è il mio social
assolutamente preferito, però sì, mi piace Instagram, che ero indecisa nel momento di aprire Instagram, appunto, il social, ero molto indecisa, però poi mi sono decisa, tutti i giramenti di parole, ho detto va bene, lo apro. Adesso oggi non metto nessun fondotinta e correttore, perché ultimamente mi sta piacendo tantissimo la skincare che sto facendo e quindi non vedo imperfezioni, però un po' di blush, contouring, un po' di illuminante, mascara e rossettino, oggi è quello che andremo a fare. Poi andiamo avanti intanto con le domande, così non ci perdiamo. Ah, sempre lei mi fa altre due domande. Grazie. Mi dice, a quando un nuovo giveaway? Non lo so, perché ho scoperto che i giveaway sono diventati illegali, non si possono fare più su YouTube. Quindi mi devo informare bene, perché lo volevo fare come speciale tra 1000 iscritti, che ho visto che stiamo crescendo, vi ringrazio di cuore a uno, uno, se potessi vi manderei un bacio di persona a tutti quanti, però non, devo informarmi bene, se si possono fare assolutamente per i 5000 iscritti arriverà un giveaway, mega giveaway direi, se si potrà fare, quindi metto sempre le mani avanti. E l'ultima domanda mi dice, chiedati che quando ci parlerai del tuo nuovo lavoro, del tuo lavoro, molto presto. Questa sarà una delle novità del 2021 su YouTube, tra 20 giorni neanche, oggi quante ne abbiamo? 19, quindi ormai siamo a metà da gennaio. Poi da Dazia Antonella mi dice, non sei mai depressa? Intanto che mi trucco rispondo a questa domandina, vado ad utilizzare la City Bronzer di Maybelline nella colorazione Medium Warm 250, che ho spaccato anche il tappo, ma va bene, io spacco sempre tutto, ma quello è un altro discorso. Comunque, allora, non sei mai depressa? Sì, ragazze, voi mi vedete nei video, io sul canale cerco di portare meno problemi e, come dire, sì, problemi, meno cose tristi possibili, perché io comunque su YouTube voglio essere sempre felice, voglio sempre portare felicità, anche perché YouTube è questo, YouTube nei momenti di svago uno apre YouTube e si hanno già tanti problemi nella vita reale, quindi non aprire YouTube e vedere video tristi, infatti non capisco anche chi li fa questi tipi di video, guerre, com'è che si dice, dissing, problemi, no, non è il mio mondo, non è la mia parte, diciamo, non è come vedo YouTube io, così, però credetemi che mi capitano anche a me le giornate tristi, ho avuto un periodo che adesso si è superato, tra virgolette, per fortuna, però ho avuto anch'io un periodo di crisi poco tempo fa, perché comunque mi è venuta a mancare una persona molto molto cara a me, non della mia famiglia fortunatamente, ma molto cara a me, e quindi ho avuto anch'io dei miei problemi, ma come ripeto su YouTube è difficile che io li porta e li faccia vedere, perché comunque sono talmente cose, oltre che private, tristi, che ripeto io voglio portare su YouTube la felicità, però comunque mi capita molto spesso di essere triste anche a me. Depressa, oddio, dalla tristezza alla depressione io vedo molta differenza. Depressa magari mi è capitato nell'età dell'adolescenza, però tristezza molta, tante volte. Poi andiamo avanti. Allora, Mariangel 1705, un bacione tesoro, spero di averlo pronunciato giusto, mi dice, qual è il tuo piatto del cuore di Natale? Vado a prendere il blush e rispondo a questa domanda. Ecco, guardate quanto sono fusa, ce l'avevo qua dentro, oggi utilizziamo il Dolly Mix di MAC, vado a prendere il pennellino. Dadang, tra l'altro bellissimo unicorno. Comunque, allora, la prossima domanda era, qual è il tuo piatto del cuore di Natale di Mary Angel? Allora, il piatto del cuore di Natale non ne ho, diciamo che non ne ho uno in particolare. Questo blush è super super pigmentato, ragazze, infatti dopo lo vado a sfumare. Comunque, il piatto del cuore non ne ho, però mi piace mangiare magari il pesce, mi piace mangiare, perché l'arrosto, a me non piace tanto mangiare carne, per quanto riguarda dall'agnello per esempio non è una cosa che mangio, diciamo che intanto lo vado un po' a sfumare con le manine così
tranquillamente, perché è davvero troppo eccessivo. Però diciamo che non ho un piatto del cuore in particolare, o meglio, quando ero più piccolina c'era la mia zia che mi ha cresciuto praticamente, che mi faceva sempre, io col blush esagero ragazze, non fateci caso, mi faceva sempre costantemente le lasagne come primo, e di secondo c'era la carne, e quelle lasagne lì io ne potrei mangiare a migliaia di lasagne nella vita ancora, ma le lasagne della mia zia, pace l'anima sua, ti mando un bacio, non le mangio, non le trovo e non ci saranno mai più, mi mancano da morire. Quindi ecco, magari le lasagne della zia, ecco. Poi, altra domanda me la fa Bianca. Ciao amore, mi dice: come vi state trovando con la TV nuova? Una bomba. E se non sapete di cosa parlo, vi lascio giù nell'info box il video. Tanto andiamo a mettere l'illuminante dove abbiamo trovato io e il Cree la nostra TV. Finalmente, era un anno che la stavamo cercando, 50 pollici come prima, perché sapete che noi amiamo le TV grandi. Ed è fantastica, ragazzi, è fantastica l'idea di poter guardare anche YouTube lì. È tutto strano, è così andata avanti la tecnologia che è qualcosa di pazzesco. Intanto vado a usare col mio pennellone della Disney con Catrice di Maleficent, vado a utilizzare l'illuminante di Makeup Obsession, il Mega Honey. Questo qua è un illuminante doratino super super fantastico, cioè guardate che bello, è naturale, forse mi piace anche per quello, lo metto anche sotto il sopracciglio, ma è qualcosa di bellissimo. Adesso finisco di mettere l'illuminante e andiamo a rispondere a un'altra domandina di voi. Ok, adesso vado a prendere prima una salviettina che togliamo lo scrub sulle labbra, che ho ancora i granulini sulle labbra. Ok, vedete come diciamo mi ha riattivato la circolazione del sangue nelle labbra, e sembra che già io abbia messo un rossetto, invece proprio sono le mie labbra e diventano più scure. Vado a mettere sempre dell'Eufidra, che quando ho comprato questo esfoliante labbra cremoso che ammorbidisce e perfeziona, ho comprato, che faceva parte del kit, c'è anche il lip balm nella colorazione nude 2378, ma rende le labbra, cioè più che nude, trasparente, anche se c'è scritto nude. Questo era il kit, ve lo faccio vedere. Non mi ricordo se è costato dai 7 agli 8 euro, ma li trovate tutti nel Vlogmas, eccoli qua. E questo è il lip balm che adesso andiamo a mettere subito. Vedete, di nude non ha praticamente niente, è super super leggero, ma è fantastico. Adesso rispondiamo a un'altra domandina. Che bello, adesso me le sento finalmente senza pellicine e tutte belle morbide. Allora, se non mi sbaglio era di Rosa, sì, era di Rosa Zicolella, un bacione, spero di pronunciare giusti i vostri nomi. Mi chiede: avete in programma di avere un bimbo? A lei mi fa tre domande. Ok, allora, sì, ce l'abbiamo in programma, però visto che costicchia lo stiamo rimandando, tra virgolette. Poi se capita, assolutamente, siamo felici, perché uno dei miei sogni appunto è diventare mamma, ho 27 anni, ma diciamo che è uno dei miei obiettivi diventare mamma, ecco. Comunque sì, assolutamente. Poi, immagineresti la tua vita oggi senza Christian, senza il rompino? Assolutamente no, non ce la farei, perché ormai lui è il mio migliore amico, il mio ragazzo, il mio fratello, cioè è tutto per me. Vabbè, mio fratello proprio no, perché io c'ho il fratellino del cuore, però di sangue, però è tutto per me, ragazzi. E siamo insieme dal 2015, che è un'altra di quelle domande che qua non c'è ma mi fate spesso, e ormai sono 5 anni, l'anno prossimo saranno 6, e senza di lui non riesco più a stare, assolutamente. L'ultima domanda che mi fa è: in questi giorni mi tieni tanta compagnia, non smettere mai di fare video su YouTube. Ah ok, non è una domanda, però è una cosa dolcissima, ti mando un bacio e grazie tesoro davvero. Comunque no, YouTube è la mia passione e adoro fare video, lo sapete.
Poi Torrisi Cristina, ciao Gioia, un bacione anche a te, mi dice: avete già pensato cosa preparerete per il pranzo di Natale? Assolutamente sì, e non vi perdete perché manca poco a Natale, ragazzi, oddio, che è la mia festa preferita in assoluto, manca poco e tenetevi pronti perché vedrete nel vlog, non voglio dirvelo perché sennò è brutto poi quando guarderete il vlog della giornata di Natale, che vi dico subito, l'unica spoiler che posso fare è che il 25, il vlogmas, il giorno di Natale, sarà cuciniamo e apriamo i regali insieme. Vi ho già detto il titolo del vlogmas numero 25, il giorno di Natale. Poi Anna Torrisi 144, un bacione tesoro, mi chiede: cosa farete tu e Christian a Natale? Diciamo che sono un po' tante domande molto simili, ma ho già risposto, vedrete tutto nel vlog, ma sono un po' cattivella, vi tengo sulle spine, ma non voglio neanche rovinarvi la sorpresa di cucine. Comunque vi ho già detto il titolo, cucineremo e apriamo i regali insieme. Poi, allora, Rosa Zicolella, sempre lei, ciao tesoro, me ne fate parecchie domande, grazie, mi dice: come hai preso la decisione del governo zona rossa tutta Italia nei giorni festivi? Ieri ho sentito al telegiornale che un po' di cose le stanno modificando, intanto vado a prendere il mio mascara così ce lo mettiamo, se no poi mi perdo a rispondere e non mi preparo più. Diciamo che ho sentito che ci sono delle novità e dei cambiamenti anche per quanto riguarda le chiusure, le aperture. L'unica che non sono d'accordo è il fatto di aprire i centri commerciali al chiuso e di tenere chiusi gli impianti da sci dove sono all'aperto. Diciamo che su questo video e su questo argomento magari vi farò un video in particolare o ne parleremo in un altro vlogmas con calma, perché comunque sono molto contraria io a tante decisioni, le vedo un po' incoerenti, ecco. Allora, Rosa Zicolelle, ah, sempre lei, amore, ma quante domande mi hai fatto? Ti mando mille baci oggi. Che persona ti reputi? Mi reputo rompipalle, un po' stronzetta, ma con tanto cuore. Almeno, è brutto definirsi perché di solito le persone ti dicono come sei, però in base a quello che mi sono studiata e ho capito io, sono così. Ok, va bene. Poi vado a prendere il mascara e rispondo alle ultime domande. Oltre al mascara sono andata a prendere anche la mia matita nera da mettere all'interno dell'occhio. Spero di non rovinare troppo la luce del video perché voglio accendere il mio specchietto così vedo meglio. Vado a mettermi la mia matita, tra l'altro è super scrivente questa matita qui, mi piace da morire. Guardate che meraviglia la differenza, cosa che spero che metta a fuoco. Ecco, un altro degli obiettivi del 2021, portare sempre più qualità nei video, perché io i video professionali non riesco mai a farli decenti. Comunque andiamo a mettere anche nell'altro occhio. Oggi tra l'altro mezzogiorno arriva il CRI, oggi cucineremo anche insieme dopo. Adesso che finiamo, poi a mezzogiorno ci mettiamo in cucina e cuciniamo insieme le zucchine in padella con il pollo al diavoletto oggi, quindi oggi cuciniamo anche insieme. Dopo la matita adesso vado subito a mettermi il mio mascara. Oggi utilizziamo questo qua di Maybelline e andiamo a vedere le domandine. Allora, qua ho già risposto, qua anche, perfetto. No ragazzi, le ho finite le domande. Ah sì? Le ho finite le domande, ragazzi. Allora mettiamo il mascara e poi andiamo a scongelare il polletto, così andiamo a cucinarlo insieme. Che in realtà lo vendono non già pronto perché è da cuocere, però lo vendono nella confezione già con le spezie. E il pollo al diavoletto che mangerò io con il CRI a mezzogiorno. Spero di non sporcarmi col mascara. Guardate che meraviglia già con una passata. Ma io non lo so se sono tanto a fuoco. Guardate. Metti a fuoco, Gioia, ti prego. Ah, ok. È stupendo. Ok ragazzi, ho finito di prepararmi. Adesso andiamo a scongelare il pollo. Tanto adesso sono le 10:30, quindi ancora un'oretta. Poi ci mettiamo in cucina, che per voi sarà fra un secondo. Per me adesso aspetto ancora un'oretta. Per le 11:30 scongeliamo il pollo e ci mettiamo a cucinare insieme.
Ragazzi, prima di lasciarvi diciamo, per questo vlog, volevo farvi vedere che c'è stato un piccolo programma, un cambiamento piccolino di programma per il pranzo, proprio perché abbiamo intenzione di non vogliamo sprecare il cibo, soprattutto io, sapete quanto io odio sprecare il cibo, e avevamo avanzato da ieri sera un po' di focaccia farcita con un po' di pizza con i pomodorini, la focaccia con i pomodorini che abbiamo preso all'Eurospin. E quindi voglio scaldarmi quella a mezzogiorno, poi magari nel vlog di domani cuciniamo il pollo con le zucchine. Infatti, come vi ho detto, proprio perché odio il cibo, questo è praticamente il pranzetto di oggi. Lo scalderemo e io mi mangio questo pezzettino qua, ve lo dico subito, e il Cream mangerà magari un pezzettino di questo, un pezzettino di questo, e questa con mezza di questa, no. Praticamente lo mangia il Cri. Questo è il nostro pranzo, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao amore mie, ciao meraviglie.